Noi che ci occupiamo di giornalismo siamo dei cialtroni, e soprattutto noi che siamo sulla rete, pensate un po' voi, uno che c'è un sito che si chiama nicolaporro.it e che pensa che il governo giallo-rosso che sta arrivando c'ha qualche problemina di troppo, perciò continuiamo a leggere per esempio il giornale più autorevole del mondo, anzi d'Italia, il Corriere della Sera, e oggi leggiamo Alesina e Giavazzi, due economisti stimatissimi dall'establishment che ci spiegano, leggo, potrebbe essersi aperto un periodo relativamente positivo per il nostro paese, senza alcun dubbio migliore dell'ultimo anno e mezzo. Tra le altre banalità che scrivono in questo pezzo, sempre in prima pagina, il fondo del Corriere della Sera dicono c'è qualche segnale positivo, la personalità di alcuni ministri fa ben sperare. Uno di questi è Luciana Lamorgese, chiamata a restituire autorevolezza e prestigio al Ministero degli Interni, è stato uno dei migliori prefetti di Milano. Il fatto che sia una donna a ricoprire per la prima volta questo importante incarico è anch'esso un segnale nella giusta direzione. Fake news. Non stiamo entrando nelle opinioni, io non so se la Lamorgese è stata una dei migliori prefetti di Milano, non so se al Ministero degli Interni ci volesse veramente qualcuno, come dicono loro, che gli ridesse l'autorevolezza rispetto alle urla di Salvini, immagino cosa pensano i due professori. Cari professori, io vi consiglio una cosa, voi che ci fate le lezioni di economia, del giornalismo corretto, del giornalismo diverso rispetto alle opinioni dei sovranisti, sapete cosa dovreste fare? Andare su internet non è complicato. Una volta che siete andati su internet, che è una roba che forse voi in America conoscete, andare sul sito del Ministero degli Interni. Il sito del Ministero degli Interni ha una piccola bottoncino che voi spingete Alesina e Giavazzi. Non è difficile come fare un modello econometrico. Quando spingete quel bottoncino c'è scritto Ministri dal 1861 ad oggi. Vi sareste accorti che ci sono due ministri donne. Il primo si chiama Rosa Russo Iervolino, quella con la vocetta, ve la ricordate? Nel 98. La seconda dovreste ricordarvela perché era un'amica vostra durante il governo Monti. Fu ministro degli interni dal 16 novembre del 2011 al 28 aprile del 2013, la Cancelleri. Tra l'altro, bravissima. Bene, allora io mi chiedo, questi che ci fanno le lezioni contro le urla, il papete, porro sovranista, Quarta Repubblica, voi che siete l'ancoraggio della giusta informazione, leggetevi internet, basta quello per capire che state dicendo una grande falsità. Non è il primo ministro donna. E a quelli che pensano che questo sia un dettaglio, io dico no, non è un dettaglio, perché se questa è l'accuratezza del vostro giudizio, cioè di non sapere neanche che ci sono state due ministre donne recenti, pensate un po' voi, mi devo fidare delle vostre ricette economiche? Mi devo fidare del vostro giudizio sul Ministero degli Interni? Mi devo fidare della vostra analisi? Che peraltro considera il fatto che sia una donna già un fatto positivo, che già di per sé è una minchiata. Quello che conta è se la donna è brava, se l'uomo è bravo. Peraltro sbagliando come avete fatto voi. Ogni tanto uno rimane basito dalla supponenza di alcuni professori. Ciao!